Eccoci, Schiorum, la baita del mare con Christoph Finneroffer. Ha vinto anche su questa pista, innanzitutto in Schiorum, che abbiamo visto a lavoro prima con quasi da schienè con gli scarponi. Cosa stavi facendo? Beh, avevo ancora da sistemare una scarpa che non ho più usato da un po', è un canting un pochettino più aggressivo, che poi soprattutto sulle piste più ghiacciate ho bisogno, quindi per portarmi avanti ho preso quella scarpa lì. Dopo l'infortunio, dei primi passi importanti in Val d'Isère, la pista Stelvio, super gigante e discesa, ti aspettano protagonista. Sì, sicuramente l'inizio non è stato facilissimo, una bella gara in Super G, in Gardena ho fatto fatica, ho visto anche qua nelle prove che non ho ancora il 100% di fiducia, ma mi sembrava che da curva a curva e da giro a giro la fiducia e il feeling migliorava. Quindi spero che domani riesco a mettere ancora una marcia in più. Io sono uno molto bravo comunque in gara, che riesco poi a fare un po' quello che veramente pretendo da me, è quello che è il mio obiettivo, e quindi speriamo che domani sia una buona giornata. Domani super gigante, super G, dopodomani discesa, il programma posticipato di un giorno per la neve. La pista, il ghiaccio della Stelvio sarà un po' più morbida della pista, ma talmente tecnica e non cambierà poi più di tanto, o no? Cosa dici? No, sicuramente la pista cambierà completamente. Anni fa sarei stato molto dispiaciuto, perché sapevo che quindi vincere era più difficile su una condizione di questo genere. A un giorno di oggi lo vedo un pelino più con serenità, perché dico è un pelino meno difficile che a un giorno di oggi. Quasi preferisco, perché non sono ancora nella forma che ero 2 anni fa. Questi sono i tuoi missili? Questi sono veramente sci da gara, quindi stai attento. Non è che la mia mano è talmente li ha creati solo, sono proprio tutto, sono gli sci che domani testerai? Sono gli sci migliori con quale solitamente si gira, e poi si sceglie in base a condizioni, neve e temperature con quale sciare. La voglia di agonismo e di gareggiare in air non ti manca, hai ancora voglia di farlo, e questo è una cosa bella anche per il più giovane, uno stimolo a non mollare mai, andare avanti. No, non è facilissimo, vedo che non sta diventando più facile, ma ho ancora voglia di mettermi in gioco, di provarci, di fare il meglio possibile, e sono sicuro che la stagione è ancora lunga, e quindi sono sicuro che qualcosa di buono riusciamo a fare. Allora in bocca al lupo per la serie.